Ciao a tutte! Il progetto di oggi è un accappatoio per neonati. Io l'ho realizzato con del nido d'ape all'interno e la mussola all'esterno, ma è realizzabile con qualsiasi tipo di tessuto assorbente e anche del semplice cotone all'esterno. È fatto così, a quadrato, con il cappuccetto. Ora vediamo insieme passo passo come realizzarlo. Per realizzare questo accappatoio ho deciso di utilizzare la mussola insieme al nido d'ape. Ho bisogno di un quadrato da 30x30 di mussola e 30x30 di nido d'ape e un quadrato da 70x70 sempre della stessa mussola e un altro quadrato da 70x70 di nido d'ape. Partiamo dai due quadrati più piccolini, quelli da 30x30 cm. Io li ho sovrapposti e li ho fatti combaciare dritto contro dritto. Dopodiché vado a tracciare la diagonale. Dopo aver tracciato la diagonale, la vado a cucire. Cucio con un punto dritto lungo il segno che ho fatto. Dopo aver fatto la cucitura, vado a tagliare a 1 cm di distanza dalla cucitura uno dei due triangoli, lo eliminiamo e questo è quello che diventerà il cappuccio dell'accappatoio. Quindi io ora rigiro sul dritto questo triangolo. Una volta sistemata per bene questa piega, vado a fare una ribattitura, quindi una bella cucitura a punto dritto per stabilizzare e fissare l'orlo. Eccolo qui, il cappuccio rifinito con la cucitura sul dritto, quindi la diagonale è stata rifinita sul dritto. Questo diventerà il cappuccio. Adesso andiamo ad assemblare tutto l'accappatoio. Allora, per assemblare l'accappatoio, prendiamo il quadrato di spugna, quello grande, da 70x70. Poi ci posizioniamo in un angolo il cappuccio che abbiamo appena preparato. Teniamo la spugna verso il basso. Lo allineiamo qua in un angolo e sopra, per finire, mettiamo anche l'altro quadrato di mussola di tessuto con il dritto, quindi con le figure in questo caso rivolte verso il basso. Facciamo combaciare per bene. E poi fissiamo con gli spilli. Ecco, ho fissato tutto il contorno con gli spilli, ma prima di andare a cucire, siccome voglio che l'accappatoio prenda delle forme un po' più armoniose, vado ad arrotondare con un oggetto di forma curva, vado ad arrotondare gli angoli in modo tale che adesso quando vado a cucire il perimetro seguo la curvatura degli angoli. Appoggio l'oggetto tondo sullo spigolo e traccio la curva. Ecco fatto, abbiamo tracciato tutte le righe per arrotondare gli angoli, adesso andiamo a cucire tutto il perimetro. Ci dobbiamo solamente ricordare di lasciare scuciti, quindi lasciamo un'apertura su uno dei lati di almeno 10 cm, così poi andremo a risvoltare tutto il lavoro sul dritto. Ecco fatto tutta la cucitura di contorno.
Ora vado a tagliare gli eccessi di tessuto e a fare i taglietti nelle curve. Perfetto, ora non ci resta che risvoltare tutto dalla fessura, dall'apertura che abbiamo lasciato. Quindi da questo buco rigiriamo tutto il lavoro sul dritto. Ecco fatto, lì c'è il cappuccio e poi tutto il contorno. Ora, per rifinire tutto il lavoro, io vado a ribattere all'esterno, quindi escludendo la parte del cappuccio, io vado a fare una ribattitura a punto dritto lungo tutto il contorno. In questa maniera rifinisco e vado anche a chiudere l'apertura che abbiamo lasciato prima per risvoltare. Eccolo qui, ho finito di ribattere tutto il contorno, è venuta una cucitura a distanza di 3-4 mm lungo tutta la circonferenza e è la stessa ribattitura che abbiamo poi anche sul bordo del cappuccio. Eccolo qua, è finito da una parte il nido d'ape e dall'altra con la mussola. Allora, buon lavoro e vi aspetto al prossimo progetto.